fervono i preparativi per la 35esima edizione del Carnevale di Guidonia. A 2 settimane dalle sfilate di domenica 15 e martedì 17 febbraio, i lavori del comitato per la realizzazione dei carri sono in pieno fermento. A guidarci nel making of dell'edizione 2015, il presidente Paolo Aprile. Allora, un saluto a tutti e benvenuti al Carnevale di Guidonia. Questa è l'edizione numero 35 e con orgoglio che quest'anno presentiamo i nuovi carri carnevaleschi. Le novità di quest'anno sono principalmente, abbiamo la fortuna di vederci assegnato un pezzettino di terra nel comune di Villa Monteceglio. Il comune e l'assessorato alla cultura hanno consegnato al comitato del Carnevale un pezzettino di terra in zona alla sorgente dove stiamo realizzando un capannone, quindi spero che dall'anno prossimo avremo una dimora fissa dove poter rendere onore al nostro carnevale, dove magari fare dei laboratori carnevaleschi che durano tutto l'anno. Quindi siamo cari di energia, vogliamo riuscire a realizzare un'attività che coinvolga sempre più persone. Ecco, con soddisfazione che anche quest'anno vediamo che ci sono oltre 100 persone il sabato e la domenica che vengono qui a realizzare i carri. Questo noi lo intendiamo come un bellissimo momento di cultura e di aggregazione e che ci dà grande soddisfazione. Quindi speriamo che il futuro sia migliore e che questo nuovo capannone che stiamo per acquistare con la forza del carnevale, tutto avrà un unico scopo che sarà quello di realizzare la nostra nuova casa. Messo in piedi questo progetto, credo che Guidonia vedrà davanti a sé un carnevale sempre più glorioso e speriamo di poter realizzare anche più sfilate. Magari questo è un impegno che ci possiamo prendere già da ora. Se riusciamo a entrare nella nuova casa a breve, salteranno, promettiamo quantomeno una sfilata in più, quindi un totale di 3 sfilate. L'architetto Marina Cocchiarella ci mostra i carri a cui stanno lavorando i tanti volontari di questa edizione del carnevale. Anche quest'anno siamo qui nel capannone per realizzare i carri carnevale che sfileranno nei giorni 15 e 17 febbraio in occasione del carnevale. Come potete vedere stiamo realizzando i vari pezzi che andranno ad assemblarsi poi nei singoli carri. Qui possiamo vedere uno dei pezzi più importanti che sta realizzando la nostra amica Lucia, ottima scultrice, che sarà poi completato con l'uso di nuove metodologie. Quest'anno cerchiamo di impiegare anche nuove cose nel tentativo di rinnovarci, quindi servirà delle procedure specifiche, però questa base in credo è stata completamente scolpita dalla nostra amica Lucia. Qui potete vedere una parte del carro che andrà collegato a questa testa, che è la testa in serpente. Da sopra c'è un po' il reparto sartoria in cui stanno realizzando i costumi Stefania, Dora e dall'altra parte dell'altra mia ancora, in cui saranno realizzati i costumi che porteranno i nostri amici. Girando ancora da quella parte vediamo ancora dei pezzi dei nostri carri, cioè il Monte e la Mano che andranno a far parte del carro di carnevale della Croce Rossa, l'omino sognatore che quest'anno sarà trasformato in Pinocchio e più giù ancora il Colosseo che farà parte del carro della scuola Leonardo da Vinci. Dall'altra parte del capannone sono in essere i veri e propri carri, cioè nelle grandi dimensioni. Abbiamo da una parte la realizzazione del carro di Kung Fu Panda, dove abbiamo assemblato un grande Kung Fu con i vari Kung Fu Panda, con i vari personaggi che lo completano. Dalla parte opposta abbiamo l'incantatore di serpenti, che insomma sarà corredato dai suoi serpenti che si muovono, insomma da cose veramente spettacolari, e più giù ancora il carro di Monteceglio. Monteceglio che quest'anno si è lanciato in grandi sperimentazioni di movimenti e quindi ci riserverà delle grandi sorprese. L'Istituto Leonardo da Vinci di Guidonia quest'anno presenterà un carro ispirato all'antica Roma, un lavoro tanto ludico quanto mirato alla valorizzazione della storia antica del nostro territorio. Questo qui è il carro ideato dalla scuola Leonardo da Vinci e questo carro è dedicato a uno dei 7 re di Roma, Servio Tullio, e questo carro è composto dal Colosseo, è composto da una lettiga, cioè sul carro ci sono un imperatore, che sarei io, con un'imperatrice e poi ci saranno una schiera di soldati romani.